Bella a tutti ragazzi, siamo in un nuovo video e oggi vi farò vedere il labirinto più grande d'Italia. Alle 10:20 dovrebbe aprire, io comunque sono questo qua, e niente, qua c'è il porticato, molto bello, là c'è una torretta, qua c'è il bambù, e anche lì c'è il bambù, altro bambù. E questo è il palazzo, poi sono in Emilia Romagna, fontanellato, ingresso al labirinto delle collezioni d'arte Franco Maria Ricci. E qua c'è la zona dove si fanno vedere i biglietti, là dentro, qua dentro, in questa zona molto bella, qua, dove ci sono un sacco di opere d'arte. E niente, iniziamo appena aperto il canale, quindi lasciate un sacco di mi piace e iscrivetevi e condividetelo con tutti. Ovviamente con tutti i vostri amici, con tutti i vostri familiari o chi volete. E ho anche, ripeto, ho aperto il canale. Quindi questo sarà il mio primo video, molto bello. Là c'è anche una meridiana. Guarda che precisione, guarda. Là c'è una meridiana. Alle 10, marca 10. Cioè 10 qualcosa. Sì, infatti sono tipo. Andiamo a vedere. Omone. C'è l'ognomone e vabbè, là c'è l'ingresso. Insomma, là c'è l'ingresso, là ci stanno apparecchiando. Lo stanno apparecchiando e la meridiana dovrebbe essere dietro queste foglie di bambù. Solo che non so se riesco a farvele vedere bene. Sì, se mi avvicino. Qua comunque la zona dove ero era là. E niente, veramente veramente bello. Ovviamente siamo già a 2 minuti e 14 di registrazione. Là c'è l'omone e vabbè, i vari numeri romani. Insomma, sapete come si funziona. Comunque nel caso, per chi non lo sapesse, insomma, quello sarebbe uno dei primi orologi che furono ideati. Ovviamente lo crearono quelli che usavano il sole per i raggi del sole, andavano a sbattere contro l'ognomone e praticamente l'ognomone c'era l'ombra che andava sui numeri e quelle erano l'ora. Erano dall'1 fino al 12. Insomma, chi è che non conosce l'orologio? È la stessa cosa più o meno. Là c'è una tartaruga gigante. C'è sta tartaruga gigante che la stavo guardando. È veramente bella. Ma ciao! Bella carina! E niente. Qua c'è il portaombrelli perché c'è un bastone. Boh, vabbè. Oddio! Oddio! Quella cos'è? Ve la devo far vedere. E c'è una macchina. C'è una macchina di quelle anni 80. Oddio, non riesco. Oh, passiamo davanti alla macchina, poi ve la faccio vedere. Ok, là c'è l'ingresso del labirinto. Bene, e aspettiamo che ci sia qualcuno. Niente, siamo ritornati qui. Dopo tipo qualche minuto avevo fermato la registrazione, non è successo nulla. E niente, sto aspettando che apra, perché noi dobbiamo entrare alle 10:30, però dobbiamo essere alle 10:20 per fare il biglietto, quello, quell'altro, sì, insomma, avete capito. E niente. E che si fa? Sinceramente c'è mio padre che sta sgustando da risate, però. Allora, Vittorio, sembramento rispetto alla distanza di sicurezza e indossare sempre la mascherina. Minchia, però siamo all'aperto. Siamo all'aperto. Porca miseria, siamo all'aperto. All'aperto. Non è più obbligatoria. Comunque,
Qua c'è il tipo di cactus. Cioè, che cactus? Cosa cactus? Insomma, qui se volete leggervelo vi lascio. Vi lascio un attimo così. E niente, qua c'è l'altro cactus che dice: attenzione, i nuovi bambù stanno crescendo, sono delicatissimi. Sì, minchia, dove cazzo sono? Scusate, mi è scappata. La taglio. Sti cavolo di piccoli bambù, dove sono? Io non li vedo. Dove sono i mini bambù? Ah, uno lì. Vabbè, insomma, scusate per la parolaccia di prima, mi è scappata. Niente, c'è questa bella statua, questa bella barba folta, e niente, se ne... e qua c'è, vabbè, l'entrata del labirinto, laggiù c'è il labirinto, non so se è di qua o di là, non lo so, andiamo a scoprire più tardi, sono già è da 6 minuti e 10 che sto registrando, tra poco, e niente, 6 minuti e 10 di registrazione, e siamo ancora qua, ma che bello! E niente. Siamo qua. E stiamo aspettando. Intanto pagolo come uno stupido. Comunque, spero che il video vi stia piacendo. Cercherò anche di infilarci dell'editing comunque. Cerco io. Non so se si vede dalla registrazione, ma veramente, veramente bello. Sai quale sarebbe un... c'è un detto che dice: per vedere le cose belle bisogna esserci lì. Non proprio così, non si dice proprio così, sto detto, però una roba simile. Ecco, là ci sono dei tizi che entrano. E niente, qua... ok, andiamo. Poi diamo. Bene, ingresso prenotato per essere lunga. Non prenotati, prenotati, non prenotati, prenotati, non prenotati, prenotati, vabbè, insomma, basta. Là comunque c'è questa bella macchina, che ve la faccio anche vedere, se sì, mettimi a fuoco, grazie. Guarda che bella la macchina, tanto ci passiamo davanti, quindi ve la faccio vedere molto bene. È una Jaguar, degli anni 70. Ah, per chi non conoscesse Diabolik, è un fumetto. È un fumetto anni 80. E niente. Vediamo. E qua c'è la zona dell'ingresso, insomma, ve l'ho fatto vedere all'inizio video, ve la rifaccio vedere, là c'è la tartaruga gigante. E niente, aspettiamo. Qua c'è un po' di gente. Niente. Ci vediamo tra qualche minuto. Siamo tornati e vi faccio vedere questi mattoni che sono stati usati per costruire tutto questo posto gigantesco. Credo che questi facciano parte della tettoia e sono veramente, veramente belli. Qua sono concavi per farci passare i vari tubi. Stessa cosa qua, ma c'è una parte anche qua che fa da cosa. Qua non so cosa sia. Cucù! Qua ci sono io. Poi qua c'è sto mattoncino. Sembra mattoncino Lego. Molto, molto, veramente bello. E poi c'è questo, che credo che sia fatto per metterci le... E lì, c'è quella rampetta. È una rampetta che serve per metterci le tegole, credo. Non voglio dire una stupidaggine, comunque andate a vedere su internet. Googlatelo. Sono le 10.26 e alle 10.30 entriamo. In teoria. E niente. Sempre è perché c'è anche quello che fa le torte. Aspettiamo. Nel frattempo, vi ripeto. Iscrivetevi al canale, lasciate like e condividetelo con i vostri amici e i vostri familiari.
poi più avanti cercherò anche di impostare, cercherò anche più avanti di impostare le, i commenti, in modo che così potiate, possiate commentare, potiate, cos'è, tagliate i commenti, no, ok, a parte gli scherzi, possiate commentare con quello che volete. Ovviamente non so quando riuscirò a metterlo, vedo anche quando riesco a fare video, perché tra il weekend cercherò anche fare dei video con dei miei amici, dove faremo un po' di caos, e niente, non so cosa dire. Niente, stiamo qua, che vi devo dire? Nel frattempo, niente. Veramente, veramente bello. Anche tutto il piazzaletto qua, un po' di gente, c'è giusto un po', eh. Nelle capriate, cioè nell'alto. Cioè, come minimo, tirato un numero. Pensa quanta argilla c'è qua dentro. Come minimo 1000 tonnellate di argilla ci sono. E allora sarà. C'era un pezzo di coso bianco che mi voleva davanti e non lo volevo. Che noia aspettare. Oddio. Via, 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 via. Non rompiamo le scatole alle signore. Ok. Continuiamo a parlare con la tartaruga. Ciao. Ciao. Rispondi. Bella tartarughina, la mia bambina, la che carina, la 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 la. Fai un salto, fanni un altro, fai il giravolta, fai la capriletta, fai su, giù, destra, sinistra e e nel tuo stagno ci vai tu. Sì, ok ragazzi, ci facciamo un po'. Bene, stiamo entrando, sì. Beh, in effetti raga sono i 30. Allora, questa è la varia evoluzione di questo posto, credo. Boh, non so. Guardate la macchinina. Bello, 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 bello. Qua c'è igienizzante. Ciao. Là c'è la finestra, molto bella. Tipo stile soffitta americana. E niente, osserviamo. Lo so, è molto bella la piramide. Vediamo se si può salire. Facciamo nel. Bene. Qua c'è la mappa. Questo è tutto il labirinto. È veramente, ma dico veramente, veramente grande. Noi in teoria siamo qua. Siamo lì. E noi dobbiamo fare tutto quanto tutto sto casino, arrivare di là. Poi ovviamente dover rifare tutto il casino per arrivare giù. Qua, vabbè. Insomma, adesso taglio. Adesso faccio un piccolo taglio perché non voglio annoiarvi. Quindi ci vediamo tra poco. Ops, scusate. Vabbè, insomma, abbiamo già fatto. Entriamo dove c'è. Oddio, la macchina. Ma che figa. Ma che figa. Qua dobbiamo metterci il braccialetto, tipo il parco giochi. Quattro giri qua, col tuo polso. C'ho un polso microscopico io, dovete sapere. Vai. Quindi, oh, bene. Buongiorno. Buongiorno. Informazione. Salve. L'ingresso al labirinto è il cancello davanti a voi, quello là. Quello là? Inizio del percorso, ingresso al labirinto, sì. L'uscita invece sarà sotto la piramide al centro. Quindi, cioè qua? Esatto, questa. Ok. Quindi partendo da qua dovrai trovare l'uscita da solo, percorrendolo tutto. Figo! Sì,
Se ti perdi, ovviamente puoi chiamare il numero sul braccialetto per chiedere aiuto, ma penso che tu in 20 minuti sei già qua, quindi... dipende. Dipende? Beh, vediamo, poi dopo mi sai dire. Ok. In ogni caso ci chiamate uno dei punti numerati e noi vi raggiungiamo. Ok. Raggiunta la piramide si torna indietro andando dritto. Collezione d'archi dietro di voi sulla destra, scala ascensore vi condurranno alle collezioni. Lì si inizia alla destra e termina a sinistra. Bene. Fino alle 19 potete fare entrambi anche più volte, eventualmente uscire a mangiare e tornare senza problemi. Bene, la ringrazio. Insomma, secondo quel che ho capito... Questa è la macchina, è il nome della macchina. Jaguar E-Type. Bella. Sai che è anche la macchina di Cars? È la macchina di Diabolik, diciamo. No, ma è anche di Cars. Mamma mia, che testa calda. Comunque, vi faccio vedere anche gli interni. Sinceramente non li ho mai visti. Oddio, ma che figa. C'era il riflesso, bellissimo all'interno. Bella. Muy bella. Ora si esce. E beh... Oddio, ma che figo! Ma si può entrare? Ma ci voglio entrare subito. Andare a vedere su. Belvedere. Vediamo il belvedere. Secondo me si vede il... secondo me si vede il labirinto dall'alto. È meglio farlo. Io vado. Allora, siamo andati nel belvedere e c'è una maremma di scale da fare. Noi saliamo. E saliamo. E saliamo ancora. Siamo quasi alla fine. È abbastanza lunghina. Insomma, non so cosa si vedrà dal video, però... Nel caso ci metto un po' di editing. Oddio. Sono leggermente stanco. Oddio, che figo. Ora, in teoria, si dovrebbe vedere il labirinto dall'alto. In teoria. No, non si vede una mazza dall'alto. Siamo sfacciati. Tutto questo è il belvedere. È veramente una meraviglia. Vi faccio vedere ancora. Perché ne merita proprio proprio. Sì, lo so, ma vi faccio vedere il belvedere. Noi eravamo laggiù. Insomma, là. Poi qua, insomma, c'è ancora il belvedere. E vi faccio vedere... Il labirinto, cioè la parte che ci interessa a noi. Allora, quella dolce piramide là è quella che dobbiamo raggiungere. E in teoria dobbiamo fare tutto il labirinto, tutto quanto. Cioè, perlomeno dobbiamo trovare la strada, ci saranno dei vicoli ciechi e anche dei bivi. Scusa, ma c'è un troll. Possiamo anche direttamente passare di là. Ah, che coglione. Ops. Scusate. Mi è scappata. Una cosa che non doveva scappare. Nel caso ste parti è taglio. Vediamo poi come... Si va... Ora si riscende. Ma non si vede niente, grazie. Non si vede granché del labirinto. Dovrebbero alzare il belvedere. Dovrebbero rendere più alto il belvedere. Perché non è che si veda granché, però... È stato bello. Oddio, pensavo che ci fosse un altro gradino, infatti ero un po' incerto. Ora, la parte che aspettavamo tutti. Si entra nel labirinto. Allora... Allora, è in mezzo al coperto qua, perché c'è il bambù. Aspetta, mi metto qua e ti mando la posizione. Oddio, quanto vuoi? Così non ci perdiamo. Allora, andiamo. E niente, iniziamo il labirinto, ragazzi. Sono veramente, veramente felice. Allora, questa è la mappa. No, i tipi di bambù che ci sono. Ah, ma sono i tipi di bambù? Poi si è messo in... Questo è il più grosso e il labirinto più grande d'Italia.
Il labirinto dell'Amazzonia, luogo nuovissimo, antichissimo, dallo stesso tempo. Inaugurato nel 2015. Vabbè, insomma, dobbiamo andare. Allora, fino alle 7 possiamo starci, qui fino alle 7 possiamo perderci. Poi dalle 20 possiamo... Senti, uno una volta ha chiesto, l'altro ieri ho visto su un blog, ha chiesto, scusate, ma ci si perde dentro? Uno gli ha risposto, e mio cugino è entrato 2 anni fa, non ho ancora detto. Andre, dimmi. Allora, noi entriamo, stiamo andando in questo bellissimo labirinto fatto di bambù. E beh, hanno fatto come gli egizi, che quando quello che l'ha costruito l'hanno ammazzato per sapere non per l'uscita. Prova. Ah, qui c'è una I. Una I. Potrebbe essere un indizio. Una I di indizio. Andiamo a vedere. Ovviamente qua ci sono anche quiz. Secondo me sono le iniziali del labirinto. Potrebbe essere? Probabile. È il tipo di bambù. Ok. Però vedi, I è la stessa forma della I del labirinto. C'hai ragione. È vero? Boh. Andiamo in giro noi. Tanto siamo qui. Siamo qui proprio per girare. Sai che se ci perdiamo e non ritroviamo più la strada è un casino. Allora, da che parte si va? Di qua, di qua, di qua? Tu vendere da una parte o dall'altra? Va bene. Sei sicuro? Sì. Non troviamo più, Vabbè, ci chiamiamo. Sinistra come dici te? Sì. C'era una ragnatela. Ah, eccola. Non so se dal video si vedrà. Siamo salti? Sei intravista per poco, ma che schifo. Ah, mi sono pizzato i peli. Sono le protezioni bambù più alti. Esatto. Andiamo. Siamo a 21 minuti e 48 secondi di registrazione. E spero che il video vi sia piaciuto. Arriverà anche la parte 2. E beh, ciao!